Salve a Ok, tutti, o tutti, nostri affezionatissimi affezionatissimi e rari amici, amici, e benvenuti in benvenuti a questa questa nuova nuova puntata puntata di di Riccio. Ecco, Pigiama nel Cio. intanto, Pigiama. Gabri, ti dobbiamo dire una cosa che forse non ti ho ancora detto di questo. Dio caro, cioè, così sei di. Vabbè, lasciamo stare. Ah, aspetta una cosa, aspetta una cosa, aspetta una cosa. Questo sarà il mio ultimo episodio girato in questa casa. Quindi è importantissimo. Importante, Quindi importante. dalla prossima Pigiame. puntata E qui non questa potevo champagne. Come? E qui non potevo champagne. per No, io festeggiare. non bevo alcolici. Non E bevo alcolici, purtroppo, questo è Gabri, è vero. vero, te lo posso confermare. Io ci ho provato in tutti i modi a infilargli una birra di forza nel niente. La vomita piuttosto, ma non beve. Meno Ho provato anche a male che sono pagarlo, ma così. niente, non accetta Non accetto. denaro, niente. Io sono astemio. Io astemissimo. Ho provato a offrirgli champagne da 2000 euro, che non è un cazzo vero, però era bello dirlo. Io sono Non ancora avresti i minorenne. soldi Io per sono permetterlo. ancora minorenne, quindi. Vabbè, non significa niente. Io l'ultimo, anzi, No, vabbè, i l'ultimo minorenni non soldo. devono bere, bisogna essere educativi, non devono Questo sì, bere. però dico, sai che è successo? Poi Ai non miei voglio che 18 il mio anni clone quando. beva. Ai miei 18 anni, durante la festa che mi avevano organizzato a sorpresa, nella pizzeria dove abbiamo festeggiato l'anniversario dei miei genitori, se ti ricordi, praticamente mi hanno forzato a bere un cicchetto di limoncello. Ah, comunque questa Ok? puntata sarà anche un dinner time per me. Cioè, è una tazza da caffè con dentro? Con dentro non latte e biscotti, ma biscotti e latte. Ah, quindi più biscotti che latte, Faccio anche a te il flash che ho fatto, ecco qua. Guarda ok. Oh Madonna, sembra appena quanto è vomito. pieno. Non per dire, ma sembra vomito. Lo so, Oddio. infatti Gabriele ha avuto una reazione un po' da dire, ma insomma non è La mia proprio. maledetta reazione. Perché cosa cioè, Non niente da saperne. vedendo sta roba, non credo che potevi avere altro che finisse No! con Io one. Non credo proprio. lo faccio apposta, cioè veramente, cioè, mi escono fuori le parole. Ok. Puttane. Il mio clone ha acquisito anche la mia personalità, cioè quella di dire minchiate. Ma i cloni devono fare questo. Comunque, allora Gabriele suggeriva di parlare di un argomento molto figo che mi attizza molto, cioè parlare di YouTube. Perché in effetti tu, Luigi, non ne hai mai parlato, credo mai, di YouTube. Perché? Perché voglio essere un leccapiedi. Anzi, ragazzi, facciamo tipo Iene, intervista tripla. Voglio essere il più lecchino possibile verso YouTube. Allora, No, dai, di quello che ti vuole, tanto YouTube è fatto meglio per ragazzi, notizie. facciamo così. Ragazzi, Tanto ormai tutti gettano merda su YouTube, non possiamo farlo noi. facciamo così. Una domanda a testa e rispondiamo tutti e tre. Vi va? Bellissimo. Tanto io so ufficialmente ho 60 iscritti adesso. Sembra tipo quel tipo di interviste, tipo il, come si chiama? Le Iene. No, questionario di Proust, che si fa, cioè, è un questionario che si fa ogni E 20 anni secondo te io so cos'è? per vedere le risposte se sono invariate o nuove. Allora, Secondo te comincia posso tu, dire Gabri. sottofondo, intanto mentre si parla. No, 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 mettere Adrian che poi ci strikeano. Se devi mettere Sottofondo. qualcosa, metti qualcosa di free. Tipo le musiche di Antonio. Sì, Non trovo. No, lasciamo perdere. Ci Beh, metto tanto a semmai lo metto cercare. Antonio Questo adesso, perché clone non ci comincia a trovo. starmi qua, però, perché ogni volta che si parla della mia musica, lasciamo perdere. Come diceva un altro giovane, quel tipo mi sta proprio qua. Tu mi Non stai vedevo qua, quasi tu mi quando. stare qua. Ho visto il tizio che è proprio qua, ma non è che mi stava antipatico quando sono in Svizzera. No, quello è. Comunque, facciamo le domande. Allora, Sentiamo le domande. Gabri, parti tu con la prima domanda. Vabbè. No, partite voi. Questo si parla prima degli Non adulti. so la domanda qual è, se non posso rispondere. Allora, Tocca a parto io, te. dai. Ti faccio due la Il persona tuo femminile. nome su YouTube. Vai, Luigi.
Io? Sì. Io sono trash. Gabri? E Gabriele Massarello. Per ora. Ok. Perché a batteria mi hanno chiamato così. Vai Luigi con la seconda domanda. Non so, qual è la seconda domanda? Inventatela. Io... non lo so. Così sul momento... Aspetta, fammi pensare... per quale motivo sei su YouTube? Gabri, vai, rispondi. Ha Per cazzeggiare. già vinto tutto, cazzo! Vabbè, No, perché ok. voglio dire la mia e sono stufo della gente che La dice prima queste risposta è cose quella buona. quando... Lo so. sono qui perché mi hanno chiamato e sono venuto. No, in realtà che qualcuno mi diceva che dovevo mostrarmi, non dico chi, qualcuno che è qua presente, e io mi sono fatto vedere. Eh sì, però in un certo senso ha ragione. Io volevo fare il mio video tranquillamente, che sto facendo ancora, ma la gente dice, devo mostrarti. Continui però, per questo video mi dà mai la mia classe, perché mi sono venuto in ultimo qua, da una Ma studente. cosa dico? Solo adesso che ti mancano i baffi. Perché ti mancano i baffi? No, credo che in questo momento non, i baffi siano l'ultima cosa. Domanda legittima, perché voglio sapere dove sei messo. Ormai di baffi sia. Dov'è la Lady Merkel? È in bagno, lì. Questa cosplay di Scusa, mi Fede ha Baffi. ammazzato. Mi ha ammazzato la risposta di... Era proprio l'unica cosa che non mi aspettavo. Comunque, la mia risposta alla domanda che ho fatto è fare divulgazione e far conoscere i film che non conoscono la maggior parte della massa. Vabbè, su Anche. questo c'è la Quello YouTube, è quello quindi principale, però è anche c'è la parlare di YouTube per qualsiasi quei film. film. No, non è Sì, per però... criticare, c'è YouTube. No, però io Però... porto informazione perché spesso e volentieri analizzo anche il più bruttissimo film che esista e lo faccio anche in maniera Ci vuole un decente. coraggio. La scuola, eh sì, perché comunque la scuola di audiovisivo l'ho fatta, quindi le basi ce le ho. Ne ho Cioè, fatto un film anche, già brutto ricordo. di sé, dall'approfondire in più diventa ancora più brutto. Non facciamo così. Comunque, manca la risposta di Antonio. Allora, Anche se tu me l'ho fatto morire, quindi. mi dispiace che il mio caro clone in miniatura mi ha rubato la risposta perché la mia risposta sarebbe stata la sua. Finiva Comunque, per cazzeggiare. più che per cazzeggiare, io sono su YouTube, come recita il testo della mia sigla, sono su YouTube per far divertire gli altri, perché Io perché anche per intrattenitore potrebbe io essere sono questo. un attore dilettante con 10 anni di esperienza e 3 Alle di spalle. scuola. Secondo me anche come intrattenitore. E mi piace truccarmi, mi piace re recitare, mi piace fare monologhi e quindi YouTube è la piattaforma migliore perché arriva a tutti. In teatro ci vengono 100 persone, su YouTube ti guardano 100.000 persone. Quindi insomma, per un Sì, sta ad attore, arrivare fino a quel numero. quindi Ma insomma, scusa, ma su YouTube in generale domanda deve essere qualsiasi, può sì, essere. Basta che c'è tipo YouTube, ok? tipo, ma Wow. tu sei su YouTube perché cercavi YouPorn o No, perché, no, no, proprio in vabbè, generale, cioè. quello è un po' Se io faccio la domanda troppo tipo da banale. community. Vai, vai. Allora, Gabri, devi far tu la domanda adesso. La sto pensando. Ecco. Questa è una domanda un po' più seria rispetto alle vostre, non che non lo siano, eh. Vai. La mia domanda è, cosa ne pensate del fatto che su YouTube ci sono tanti bambini? Rispondi tu. Perché YouTube non ha limiti, YouTube non ha messo i limiti delle persone che possono fare, cioè possono aprire un canale, cioè può aprirlo anche un feto di 2 settimane, volendo. Aspetta, Ma fermi. I il canale del feto. limiti ci sono, ma Ma che non non sono servono a nulla. apprezzabili. Perché se il feto di 2 settimane scrive sì, ho 18 anni, non c'è nessun modo per controllare. L'importante. Si Quindi... potrebbe dire che YouTube è attivo per tutti, ma certi siti non sono adatti a bambini. E su Certi YouTube ci video, sono non so, certi contenuti. video, certi video pubblici che non sono Non stati facciamo resi. nomi Anthony di Francesco? Che Non stanno facciamo con nomi. le restrizioni, alcuni video sono alla portata di qualsiasi bambino, che può essere
mal informato, un po' plagiato da come sono questi A me me lo ricopia contenuti. tutto. Però comunque è facile che, cioè, vedi, anche io quando ho aperto il canale avevo, quanti anni avevo? Non me lo 13, ricordo. credo. Beh, Credo ero molto 13. 13. minorenne, però. Ero molto minorenne. No, ho 13-14 anni, sì, ero 13. minorenne, mi ha fatto morire, ero 13 perché vecchino. lo hai anche detto in un video. Io me li Vabbè, ricordo comunque non tutti. importa. Io me li ricordo i tuoi primi video, eri pucciosissimo, eri veramente lì da prendere per le guanciotte. Madonna, quei video lì li devo cancellare prima o Li poi. voglio vedere tutti. Purtroppo il maledetto li ha messi privati. Ma Ma guarda. alcuni li ho Dai, che cancellati. forse Tu Malanni. Li ho cancellati alcuni. guarda, Veramente c'è cioè, sono proprio. sinceri, non so con voi due mi parte la pillaggine, ma mette un effetto strano con voi due o sono io che sono strano? Scusa, ma i degli youtubers ti pare che sia un canale serio? Cioè, è un canale per far ridere oltre che per L'unica informare. persona che mi Aspetta, sembra quasi sana è che c'è non un c'è la zia. background dietro agli La zia youtubers, Telefriendly mi perché. sembra l'unica sana in Eh questa, in sì, questo degli gruppo. Background dietro agli youtubers. youtubers. Il problema è che io puntavo sulla serietà, Antonio no. Allora, siccome Antonio era il 90% maggiore di me di stupidaggine in più, allora ha preso il sopravvento ed è diventato Io quello che direi è. più minchiaggine. E anche Uguale, di come diceva quando peso, ne andiamo, anche diventa di peso l'organizzatore. comunque sono più del 90% di te. C'è una battuta di Aldo, come si Quindi. diceva, direi per metà demente. Comunque, in ogni caso, dicevo che molti contenuti sono alla portata di tutti, anche quelli che con le restrizioni. Però, dicevo, ecco, per esempio, i miei video, quei vecchi che ho cancellato, non sono alla portata delle persone No, no, in che generale, dovrebbero tanto mirare. certi contenuti non dovrebbero essere neanche messi su YouTube. Su Però un altri, grosso vero Antonio, su altri YouTube dovrebbero un essere messi. altro, Sì. un al una cosa che non che una cosa che mi ha sempre dato fastidio di YouTube è che vogliono impedirci di utilizzare materiale altrui, ed è anche un bene, sì. Però Però c'è se il lo fair fai nel use, dai, modo cioè. di, cioè se lo faccio nel modo in cui lo devo fare io, Antonio, o anche tu stesso che carichi pezzi di video, insomma. Non lo possiamo fare perché Voglio YouTube dire, è se io come faccio lo io carico, per speciale. esempio, una scena di un film che mi piace, non posso? No, No, cioè secondo YouTube no, ti faccio un tipo il esempio. video. Io quando ho fatto lo speciale per Luke Perry che è morto, avrei, e sottolineo avrei, voluto mettere al posto della sigla mia, Quella mettere di Beverly il tema di Hills. Beverly Hills 90210. Ci sarebbe stato Benissimo. bene, come quando è morto Leslie Nielsen, ho messo il tema della pallottola spuntata. Sì. No, già quando feci Leslie Nielsen mi venne lo strike di copyright. Io ricordo anche quello per Bud Spencer, mi ricordo Sì, e anche quello l'inizio. per Casa Vianello, che misi Casa Ma scusa, Vianello io mi. adesso ho fatto, sai che ti video news? E in Sì. sottofondo ci ho messo la colonna sonora di Nicola Piovani, di Adrian. Nessuno mi ha detto niente. È questione di tempo, certe volte l'algoritmo non riesce a vedere tutto ciò. Magari Mi hai. mandai la canzone di una serie di merda che vuole che me la scarichi. L'hanno caricata completa, proprio il tema principale su YouTube, e non ha detto niente a quello. Guarda, hai presente C'è un l'ultimo video pen. che scrivete Non lo tema so. principale musicale Adrian, c'è proprio ancora dopo mesi, c'è ancora quel video. Avete Io non ho presente niente. il pensierino che ho fatto e ora andate quasi tutti a fanculo? Sai che mi hanno strikeato il copyright per la canzone e ora andate tutti a fanculo? Immaginavo, Mi hanno strikeato il immaginavo. copyright, ma non perché il cantautore fosse volgare. Perché quella cazzata di canzone è registrata in SIAE. Ma chi te l'ha fatta? È quello che ha fatto il video. Poi Però chi chiaramente ti cazzo dicono puoi scrive? tenerla nel video, ma sappi che. Però ci freghiamo noi i contenuti, cioè i Sì. soldi, Ah, diciamo. bello. Ti Bello, bravo guadagniamo. YouTube. Io Però faccio ti dà anche la contenuti, possibilità. contenuti per poi loro perdersi i guadagni. Ah sì. YouTube ti dà anche la possibilità, e l'ho anche provato, che se metto una canzone di copyright me la potrebbe levare e io posso inserire una Ma non musica che credo YouTube, mi eh. dicono loro che potrei mettere, c'è cioè una lista Adesso io da di. domani carico canzoni copilizzate, vediamo se mi dite qualcosa, cazzini. Comunque vi ringrazio.
di non aver minimamente ascoltato la mia risposta alla vostra domanda. Proprio vi siete fatti i cazzi vostri, va bene? Sinceramente non mi ricordo neanche più come avevi risposto. No, perché io non ho risposto, non mi avete fatto parlare. Comunque, beh, in Io effetti. mi sono incazzato oggi. Perché? Sei incazzato. Quella cosa che hai detto adesso, che in realtà sto sparando i video. Dopo 8 video che ho fatto, mi caschi il Ecco. tablet. Tanto. Ah, per il copyright? No, mi sono tolto un video per il copyright. Ho Ah. quello fatto una che mi mamma. mettela su YouTube. Sì. Io l'ho messa tanto velocizzata, volevo metterla. Anche là lo riescono a scovare subito, eh? Cioè, Comunque state io l'ho continuando a chiesto ignorarmi, semplicemente cioè questa è la cosa a YouTube. Io l'ho bella. chiesto semplicemente a YouTube, scusami, me lo puoi rimettere così io lo Stupendo. elimino direttamente? No, 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 vai a fanculo. E io semplicemente ho detto, State continuando a no, ignorarmi troppo. ho fatto come Pierino. Yeah! Stupendo, è bellissima sta cosa, non mi Tu lo conosci questo film, eh? Lo conosci Aspetta. De Luisi? Dragonfly, sì. E sai di chi è? Di Tom Shediak. Digli tant'anni chi è. Tom Shediak? Non mi Sì. ricordo che ha diretto. Ha detto più come Jim Carrey. O da YouTube a questo. Ah, oh mio Dio, ma... Oh, ah, ho capito. Chi... Ah, sì, quello di Bugiardo Bugiardo. Sì, quello di Patch Adams. Sì, ma io da questa copertina non so cosa aspettarmi. No, fermo. Io Luigi, ho appena... Piace. Dimmi. hai toppato? No. Tom Shediak non ha diretto Patch Adams. Patch Adams è Peter Weir. No, no, Antonio, è proprio Tom Shediak. Antonio, qua io No, no. sto vedendo la Wikipedia in questo momento, eh. Cioè c'è scritto Sì, che ha Patch Adams diretto, l'ha diretto proprio Ace Tom Ventura, Shediak. Professore Matto, Bugiardo Bugiardo, Patch Adams, Il Dragonfly, professore Una Matto? settimana da Dio e un'impresa da Dio. Ma dai. Ha diretto il professore Matto? Ma Sì, dai. quello schifo. Vabbè, non è proprio un bellissimo film, però il Sì, sequel è però molto più giovane. L'ha però visto dovresti vederti Reacting. quello di Jerry Lewis, che è meglio, diciamo. Quale? Vabbè, quello di Marti è Beh, più grezzotto. O però Dracula. Il aspetta, primo è di Marti da Tom il Shediak. primo professore matto è bello, non è brutto. Ci spariamo. E Marti torna a colla. Ah, comunque ragazzi, cioè, l'intervista era appena cominciata, l'abbiamo già mandata a fanculo, Sì, diretta. perché No, tanto sentivo YouTube domande fare, è fatto io. male, semplicemente di argomento YouTube è fatto male, è venuta a fanculo. YouTube fa schifo e dobbiamo andarci su Effettivamente, Dailymotion. sì, secondo me possiamo concludere l'intervista con. Ottimo. No, la torta, Ottimo. grazie, sta dieta. Abbiamo 22 minuti di Grazie. margine. Io ho sentito parlare di una torta. Sì, oggi è la festa del papà, quindi torta. Tagliate questa cosa, vero, per favore. Sì, Devo dirlo vabbè. ad Antonio, sì, ho questa Prego, cosa da mangiare. Sì, vabbè, è chiaro che taglio l'happening che ti offrono la torta. No, no, che entra mia Lo madre. so, è chiaro, Sì, presumo che fosse tua madre che ti ha offerto la torta, che scusa. entra, vuoi la torta? Lo so, l'ho Se la sentito, per prendi, se questo non se la parla. prendi, il canino se la prende. Ma dalla cura al Ma cane, come dalla figlio. al cane? Ti davo Mi l'indirizzo, dai me la la torta, mandavi a per me. forza. Volete bene ai vostri animali? Sì, Sei io no. indignato? Io no, Sei perché sai cosa ha disgraziato? fatto il mio di animale, di mortacci sua? Si è mangiato i miei Sheldon. pasticcini. No, Sheldon, Bravo, perché? bravo Sheldon, Maledetto, guarda, dov'è il minchione? Ah, sta là che fa finta di niente Sheldon, ma che adesso. fai? Ma la volete vedere? Il mio Sì, cane? sì. Se Di là. riesci, sta Se di là. Riesci riesci a senza. prenderlo, sì. Sta di là, scucciato, Ecco, non arriva. c'ha. Qui prendi il divano, prendi il divano. Dice, quando vado di là, io vedo lei. Dice, il divano è lei l'India, arriva io. L'India. Dico, ok, il A me divano è piacerebbe tuo. tanto avere un cane, un gatto, anzi più un gatto che un cane, però... Non ti consiglio la mia, è rotto coglione. Ah, vabbè, dal Problema, punto sai di cos'è? vista... È che il cane ci devi stare dietro, lo devi portare fuori. Io No, lavoro. io non sto dietro a nessuna figura di cane. Io lavoro 12 ore al giorno, come faccio? Io esco di casa alle 7 di mattina e torno alle 7 di sera. Il cane chi è che lo porta fuori?
Quindi gatto il devo sentirlo. gatto Vabbè, almeno si invece fa i di cazzi Max e suoi Jim Carrey, o il quando film non fa di Max e Jim danni. Carrey a Animali e Cani. Voglio bene, Coccolo. Dobbiamo darci un argomento perché qua veramente si va a Ma finire. vabbè, ma bisogna andare sempre a braccio. Tieni conto che Dai, la serie Max. ormai è questo il suo. Sì, Vuoi andiamo a andare a braccio. braccio? Andiamo tutti a braccio. Una gamba, se Stai attento, sbagliamo. Luigi, perché tu sei andato a braccio così, cioè è un braccio un po' pericoloso. È un braccio comunista come Vabbè, facciamo così. me. Oppure Devo puoi andare a farmi un braccio braccio. così, quindi è Devo ancora. farmi un braccio Tengo fascista. vorrei precisare che non sono comunista. Io e non sono fascista. Io non sono Voglio essere niente, quindi fascista. siamo a posto. No, Io non sono etero. c'è da dire Vabbè, i. no. Oggi è tardi, Facciamo come Mike sono Scioscia, sono etero. etero. Oddio, ma ti fanno morire. Quanto mi piacciono i top secret di Mike Scioscia, ragazzi, sono spettacolari. Devi difendere Ciao Frankenstein. Mike. Ciao Ciao Mike. Mike. Riprenditi. In effetti anche questo è un argomento youtuber. Si è Youtubers. sposato, vero? Sì, si è Ora, sposato. ma che c'ha? Si è sposato così C'ha giovane? 26 anni, mi pare. No, 26 forse. anni sei già sposato. Io conosco. Io ho amici che si sono sposati a 19 Scusa anni. Luigi, quanti anni hai te? Io ne ho 20, ho un amico che si è Perché sposato a sei 19 amico. anni. Come si chiama il regista? Chappelle, Cosa? Chappelle. First Man? Chappelle, Damien Chappelle. Quello di La La Land. Yes. Mamma mia, quel film, mamma mia, mi ha Scusate, stiamo strappato. parlando di First Sì. Man? No, del regista Chappelle. Sì, ma di quale Chappelle, film? Damien Sì, ma di quale film? First Di Man. La La Land. No, First Man o La La Land, scusa. Mi ha rotto le palle quel film, non ne potevo più. Quale? No, ti sparavo a La La Land. Non ne potevo più di vederlo. È Ma più. io ero Perché? tipo. Perché Bellissimo. io ho capito. Preferivo Nice Guy, lo dice in Black. Bello! Vabbè, film, Nice proprio Guys, film. ragazzi, è spettacolare. Non fatto da Shane Black, Non ho ma fatto mai bene. riso così tanto Dai, come quel film. Max. Ho visto c'è Comunque. tipo Ryan Gosling che si taglia la mano e dice sangue, sangue, sanguissimo. No, è Io bellissimo. invece un Russell Crowe Dimmi veramente quello che voglio sapere fantastico. e lui smette di farlo. Cosa? Questo! Io Bellissimo. voglio vedere Nice Guy perché in mezzo c'è una figata. Comunque, Luigi, ci stavamo chiedendo. Ma secondo te. La faccio io la domanda, so cosa state Sto dire. Ascolta io sbagliando te. Vai, Vabbè, Gabri. ascolta io te. Vai, Io Gabri, dirò fallo tu. trash. Eh? Aspetta, non ho capito la domanda, aspetta, ho capito solo trash. Secondo trash, tu sei trash. Vabbè, questa. Secondo te, qual è il film più trash di The Rock? Oh no, Per me San Andreas. Secondo me questo qua è Vince il film. il re scorpione, il re scorpione. Scusate, sono di più parole. Fa cacare. Fastidissimo, il re Fa cacare, scorpione. ci ho messo. Poi San Allora. Andreas lo butti nel bagno, cioè. Meglio il film No, della cioè, a musica questo punto è piuttosto. 100.000 volte meglio Skyscraper e meglio San Piuttosto Andreas, meglio mi vedo il film Rampage. della mummia con Non Tom me lo Cruise. spoilerate che devo ancora vederlo, Skycreeper. L'ho comprato, ma. Quello del Rampage. Skyscraper. Quello Comunque, del Rampage. ragazzi, il film secondo me più trash di coso di The E il Scorpione, dai. Rock. Come si Quello, considera ma questo io non lo film? considero un film perché Fa tanto non. cacare. Come Fa lo considero? cacare. Perché, ragazzi, Doom dove vogliamo metterlo? Ah, ok. Il problema è che non l'ho È visto. una Esiste Doom? trashata Esiste? incredibile. Sì, ce l'ho. Esiste? È del Esiste? 2005. Questa catena mi ammazzo adesso. Dove ho chiuso No, delle vene, Luigi? dovrebbe essere qui, penso. Ah, o qui, fai la prova, qui la carotide No, direttamente oppure veramente, non voglio vedi vederlo, Doom. Tutto quello che dice. Ma fa cagare Doom. Il gioco è Ma bello. prendilo e ucciso. Accendi il gas e uccidilo. Ma stai dicendo a me? Ragazzi, No, io uccidi il.
Accendi il gas, Antonio, io mi Ma l'Interrock è inutile. Ragazzi, voi non potete sentire, ma è in rilievo sta cosa. È in Ma non è piazzo di grave, chi te l'ha rilievo! venduto? Uno di Ma è una Sakura specie di sicuramente. steelbook, che cos'è? Sì, è Lì in dentro praticamente c'è l'anima del diavolo. Sicuramente. Cioè. Incarnato dopo milioni di anni. Madonna. Ma lì chi è Ragazzi, venduto? Sono lì scusate, diretto. leggete la tagline, nessuno uscirà. Nessuno uscirà vivo. È. Da È. visione. Ma scusa, Antonio, di chi è sto film? Di chi è diretto? Aspetta che te lo dico. Madonna santa. Vuoi An. dirmi chi è che lì. Andrzej Borodovac. Sarà Ma un chi è? Chiarissimo, cecoslovacco, un guarda. russo. Tanto ero su il segreto prima, vabbè. Ah, Aspetta, tra l'altro questa è probabilmente. la versione estesa con scene inedite. Ah No. no, Ha Madonna, fatto il film di che Street brutto. Fighter. Madonna, che brutto The Rock, sto film, sulla barbetta. Ragazzi, veramente, voi non potete sapere sto film quanto è Polacco, è regista trash. polacco. Regista Aspetta, aspetta. polacco. Questo Bartkowiak, questo È regista qui, polacco. sì, è bravo però come direttore della fotografia, eh. Perché ha fatto la direzione della fotografia di Speed, di Un giorno di ordinaria follia. Speed, quello che X. Eh sì. Madonna, che Quindi, brutto. cioè, come direttore della Io fotografia ci sono sto sta, è solo che ha preso film, la piega sbagliata di fare il regista, no, non che c'è il ha doppiaggio, funzionato. che nomi ci sono al doppiaggio, che sei al santo, Andrzej, muore morto. vabbè, aspetta, Andrzej Madonna, un nome Bartkowiak. difficile. Ecco che c'è scritto. Allora, il film è stato duramente criticato, principalmente per la pessima direzione delle scene, la taglia. Tre personaggi troppo confusionarie e difficoltà da seguire. Quindi ti fa capire proprio come è bravo questo regista in queste No, ma scene. guarda, Però come direttore della fotografia non è male, perché la trama è ragazzi, il battuta questo film, film è punto. veramente pessimo. Cioè, il bello è che Non pa capisci niente. il bello è che parte da una bella idea e riesce a sminchiarla completamente. Cioè. E lì sono sicuro che The Rock non c'entra niente. Antonio. Qual era quel film dove c'era Christopher Lambert che era. Che, no, aspetta, era Christopher Lambert o era Mortal John Kombat. Travolta? Sì. Che era il dio Oddio. del tuono, Raiden. Il destino di tutta l'umanità dipende da voi. Scusate. Cioè, una delle scene più trash dell'universo. Cioè, stai dicendo che il destino dell'umanità dipende da Ma voi. quindi metti la migliore. E gli ridi in faccia. Cioè, è Era stupendo. tipo la risata di Austin Powers dei cattivoni che Era continuano a stupendo. ridere. Cioè, era Madonna. incredibile, veramente. Guarda ragazzi, ma che film vedete voi? Cioè, che film vedete? Fate del male fisico voi due. No, non finisce qui perché ho visto tutti i sei Sharknado, ho visto. Hai visto American Pie? Io oggi mi sono visto i Ah, Crash Course. santo cielo. Santo Quindi cielo, santo abbiamo cielo. fatto anche un po' di trash. Però dicevo, ecco, vedi, il trash involontario fa più schifo del trash volontario come Sharknado, che qua è No, involontario. ma Quindi infatti voi. c'è da distinguere, cioè i film trash Sono volontari come sono Adam belli. Sandler a Scarface. Mica, tutto poi. La prima mummia, quella con Brendan Fraser di Steven Sommers. Che tra l'altro scoprire che Steven Sommers è un bravo regista. Secondo voi è invecchiato male? No, l'ho rivisto proprio Per gli effetti ultimamente. speciali un po' sì, per gli effetti speciali sì. Sì, vabbè. Per me è perfetto. Ah, ho apprezzato di più il secondo però. Però Il i primi terzo due fuori di film sono vederlo. spettacolari, ancora oggi sono bellissimi. Io il terzo fuori di vederlo. Li ho visti un mese fa, ho riso come un coglione, cioè proprio non riuscivo a Il primo sono fermarmi. belli. Allora, io ho adorato tantissimo il primo, il secondo mi ha sempre Io l'ho annoiato. trovato perfetto. Il terzo ho visto solo i primi 10 minuti, poi mi ha annoiato a Io l'ho morte. trovato perfetto il secondo. Ho trovato un humor, regia, ci stava tutta, Ma la alla storia ci fine il stava secondo tutta. sarebbe uguale al primo, solo che Sì, c'è il ecco bambino. perché è bello, perché è tutto uguale. È A tutto parte uguale perché che c'è il bambino la che è un regia è elemento in comunque, più. secondo me la regia è molto più bella del secondo. Vabbè, forse ho avuto un po' più di ispirazione per il secondo perché ho detto possiamo fare di più.
No, se non Nel sbaglio la 2000, regia nel tecnica, 2002 quella non regia c'era proprio proprio più, piano, no, sì. proprio la regia del secondo è più movimentata perché nel primo era molto statica, Che poi molto comunque voi la voglia di sapevate che immaginarsi. era previsto un quarto film Sì, con quello quel con cast? Cruise. No, con quel cast lì, con Brendan Fraser, il Era quasi cognato un lì, quarto, Jonathan. scusate. Era Era previsto un quasi un quarto quarto film film. ad ambientazione Inca. Inca, Sì. No, Inca, non Inca. incazzato, no, ad Inca. ambientazione sugli Inca, una Ah, mummia Inca. azteca, una mummia Non cos'è? solo il testo era talmente male che hanno detto no, no, piuttosto ci facciamo Infatti. ammazzare che fare un quarto film. Ma infatti Meno con Cruise, no? credo che Magari Brendan almeno dici Fraser una abbia cosa detto buona, no. almeno dici. Vedete, vedi Tom Cruise e dici questa è una mummia alla Mission Impossible. Infatti non a caso Quello è tutti, Ivan, è Iva, mi sa il tutti, personaggio. ma tutti nel periodo in cui uscì la mummia del 2017, tutti stavano dicendo è Mission Impossible ambientato nel soprannaturale. Che è successo a Tom Cruise? È impazzito completamente. Ah, l'hai fatto pure in due, eh? La curiosità. Porca puttana, è vero, me l'ero dimenticato. Madonna. L'altro, non capito. Il film famoso di Tony Scott, l'Arium Sequel. Madonna, Il ragazzi, è vero. Ah, Top Gun. Vedremo Top Gun 2 e Rambo 5, me l'ero dimenticato, Ah, cazzo. Top Scott si sta rivoltando nella Top tomba, Gun eh. Maverick, che hanno detto che si chiamerà così. Top Gun, cioè Tony Scott si sta rivoltando nella tomba, secondo Questo seguito dice che deve uscire a luglio, se non sbaglio, o Vero? agosto. Beh, in Quindi a metà America, qui in anno. Italia uscirà, figurati, a settembre, a Natale uscirà. Infatti, Beh, dipende se. E poi tra l'altro, visto che l'attrice protagonista del primo film adesso è bruttissima, grossa, insomma. ma Vediamo infatti con chi riesce a non credo lavorare. che torni lei, non penso. Troveranno tipo una che gli Ma lo assomiglia. sapete di chi è questo? Lo sapete di chi è la mummia? Di questo Alex Kuzman, che Ah, io non ho Christian, sì. scoperto chi è uno degli sceneggiatori di Transformers. Sì, ci sono parecchi registi che Proprio lui è inizialmente famoso perché è uno questo. sceneggiatore dei primi due film Transformers. Ecco perché facevano cacare, tutti fa cacare. Perché l'ha scritto lui stesso, te lo dico. Oh, non per Sì. dire, però mancano 5 minuti alla fine, Vabbè, eh. Subito. dai. No, per farvi capire che è inutile Comunque, che troviamo. vi completiamo il discorso di Tom Cruise dicendo che per chi di voi non lo conosceste, ma che secondo me lo conoscete, guardate il film dell'83, Risky Business. Ah sì, bello, bello, No, sì. io volevo dire Top Gun. Come fuori vecchi Sì, figli la traduzione ballano. italiana è stupida quando i ve fuori Ah, vecchi voi figli pensavo che il film ballano. avanzasse. No, noi una cosa che dobbiamo dire di Tom Cruise è che ha avuto una grande fortuna ad avere Roberto Chevalier. Però a Risky Business c'era Tonino Accordo. È vero? E vabbè, ma Vabbè, ma non perché era lei così aveva efficace 18 questo anni, Tom volto. Cruise era giovanissimo. Sì, come fai a associarlo con Tonino Peraltro, Accordo? io ho Ma scoperto una cosa ultimamente che. sì, chi doveva esserci invece di Tom Cruise? Chi? Nicolas Cage. Oddio, che merda sarebbe stato. Se non Tom Ma Hanks, come conti di più. tu lo O meglio sapevi ancora, che in quel scusa un film. attimo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. O meglio ancora, era stato rovinato ed era quasi sicuro di dire sì. Michael J. Fox. Beh, ci Pensa a sarebbe registi. stato, Michael J. Fox. Perché Ma ne. era un po' impegnato con Casa Keaton e poi con, vabbè, 2 anni dopo avrebbe fatto Ritorno al Comunque, Futuro. c'è da dire che non sapevo che il miglior amico di Tom Cruise in Risky Business è Caccola della Rivincita dei Nerds. Pantoliano, dici, no? No, il miglior Ma amico. Curtin scusatemi. Armstrong. Qual è il vostro attore preferito Ah, generale? sì, Mike Caccola, scusa. Myers, Mike Myers tutta la vita. Aspetta, Qual è non ho il tuo attore capito. preferito? E spiegate anche i motivi per cui piace. Ah, ok, Antonio spiega. Ah, dico solo due parole. Austin Powers. E ho Ok. detto tutto. Luigi, qual è il tuo attore preferito? E spiega i motivi. Vabbè, sì, è facile. Ovviamente Roy Scheider, che nonostante ci abbia lasciato nel 2000, Avrei siamo detto tornati. Roger Moore. Avrei scommesso. Vabbè, comunque. Però Roy Scheider è quello che mi ha, da piccolo, mi ha sempre affascinato perché comunque lo squalo era ed è il mio film preferito.
Infatti la motivazione è lo squalo. Ah, io ho dato per scontato attori stranieri perché sennò è Thomas Milian il mio, cioè, Beh, sì. Ma io comunque. avrei, allora, io avrei detto Roger Moore se mi avessero detto ultimamente, perché io Roger Moore non l'ho mai, diciamo, Ma scusa, cosa ha considerato. fatto? Mi pare che lui abbia fatto un film con John Badham, Ronnie Scheible, quell'attore che Roy io Schneider. stavo. Roy Scheider, No. sì, ha fatto Tuono Blu, sì. Quello Madonna, quello lo vedete essere è fighissimo. bellissimo, Tuono E tu, Blu, te lo Gabri, qual è consiglio. il tuo attore preferito? Malcolm McDowell sta. Ci sono tanti. Beh, Proprio uno. quello che ho nel cuore, proprio umanamente, indovinate No, so. chi è. Non so cosa sia. Se il mio clone funziona come me, dovrebbe essere. Keanu Reeves, ha detto. La Che prima tra l'altro. Matrix che non ci vede altro. Sapete se Antonio, dovrei scrivere in poi ti scrivo Matrix? in chat a chi piace questo autore qui su tutti. Ho capito Proprio su. Ma comunque. sapete che ci dovrebbe essere inizialmente in Matrix, non Keanu Reeves? Will Quindi Smith mi sì. pare. No, Brandon Lee. No. Io Dai. lo so, scrivevano Brandon Lee, volevo. Che figata Quando di saremo Neo sarebbe successo? Vabbè, poi questo stato. è quello che è successo. Vabbè, poi è morto questo Sarebbe qua. stata una grandissima Così, fare figa. così è morto, così. Povero, Però aspetta, Brandon Lee aveva già fatto il corvo, sarebbe stato una specie di nuovo vabbè, corvo, cioè. tutti, sappiamo tutti che Brandon Lee era lì. Se avesse stato la squadra, ci stava. Bruce Lee, dov'è? No, Gabri, non puoi cascarmi così sullo scontato. Comunque, vabbè, dai. Stiamo scadendo nello Secondo voi più vini scontato. Colorado? Dove vai a tipo vini Colorado? O di Made in Sud, se c'è Made in Sud, so questa fa Made in Sud fa più schifo di Colorado, però. Ah, un'ultima cosa in chiusura. Luigi, Manca un minuto. mi spieghi sta roba di Trani che è successo un casino con l'inviato di Striscia la Notizia? Semplice, allora praticamente Brumatti da parecchi giorni è stato qui a Trani, a Hotel Trani, a quanto ho capito. Dai. Sì. Ieri ha avuto una soffiata da Il parte di Neo set di Zia Scheible. Marta 2. Sì, sul set di Zia Marta 2 praticamente. Ha avuto una soffiata a Brumotti perché da quelle zone lì, vicino all'hotel, c'erano delle persone di colore o albanesi che stavano spacciando droga. Non so che tipo di droga, però stavano spacciando droga. E praticamente, come al solito, è intervenuto, come fa nei suoi servizi su Striscia, con la bicicletta e la GoPro in testa, è stato aggredito fisicamente, ha un trauma, ecco, suona per la sveglia, ha avuto un trauma cranico abbastanza, un po' pesanticcio, e qualche contusione su tutto il corpo, è stato praticamente malmenato. Non è la prima volta che succede. Eh sì, Vabbè, però ma è meglio che. su Striscia. fa anche Però parte. comunque, in ogni caso, Ah, sì, una cosa che bisogna dirle. A Striscia la Notizia, in questo momento è comparso Aldo Baglio. Era Ah, comparso. sì, Sì, vabbè, perché per si stava promuovere inaugurando il il suo film. film. Lo Cioè, a me sembra schifo di interessante, film. Aldo Io non Baglio. vado a A me vederlo sembra al cinema. carino, eh. A me sembra carino. Secondo me è un altro. Tipo I Soliti Idioti, finirà male. Perché tra l'altro il Beh, regista di oddio, I questa, di soliti Striscia idioti, il Volando. film non è brutto, il primo, il No, secondo, aspetta, ti vabbè, do due cose, ecco, aspetta. abbastanza trash. Comunque, Antonio, abbiamo terminato il tempo, è finito il Ah, però tempo. questa cosa la devo far vedere. Visto che lui ha parlato dei Soliti Idioti, abbiamo citato lo stesso regista. Ok, aspetta. Dimmi se questo non è un. No, 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 no. Ma perché Del c'è bravo anche ragazzo. Avevo Stigmato film visto il trailer romeno. di questa Tra cosa. l'altro, questo regista fa solo i film con i singoli attori di un duo, perché questo fa Sì, parte di un duo. Aldo Baglio fa i film con il ma trio. Questo regista fa i film com'è con il i singoli film? attori. Perché l'avevo visto il Anche lì, trailer. quanto fa schifo. È carino, ma niente di che. No, fa Vabbè. schifo e basta. Sì, vabbè, è scontato quanto si fare, però. Cazzato. Comunque, Vabbè, comunque abbiamo ragazzi, terminato il chiudo la tempo, puntata perché con questo augurio. io Chissà avevo detto che dovevamo fare cose, avevo detto che dovevamo fare 5 minuti per chissà registrare, non abbiamo mai tempo. che il magico cameo di Mike Myers apra le porte ad Austin Powers 4. Perché Perché la gente più ha di ascoltare questa musica è con la finta che nessuno sparano. scuoterà mai la testa in macchina per Bohemian, come si chiama. Io spero soltanto che non venga con un coltello Mike Myers nella recitazione. Cosa? Ho Io sentito. spero che non venga mai con un coltello.
No, ma tu stai parlando del killer Michael Myers, io parlo dell'attore Mike Myers. Io spero che non venga con un coltello qua, perché bello fa molta paura. Ma so di chi stai parlando, dell'attore comico che ha fatto Steve Powers. Anche Fusi di Non lo conosco. testa, ragazzi, Tra guardateveli. l'altro, Antonio, ti consiglio di vedere questo, poi chiudiamo. Ti consiglio di vedere un film che si chiama, sicuramente l'hai sentito già nominare, Baby Driver. Ah, C'è Jamie oddio. Foxx che fa No, questi ce l'ho scagnozzi. anche comprato, è molto bello. C'è Anche Jamie perché è Foxx che mon. fa i suoi scagnozzi. Andate a comprare la maschera di Michael Myers, che sarebbe quella di Halloween, però gli portano quella di Austin Powers, quindi di Mike Myers. Tra l'altro è molto bello il film perché è montato a tempo di musica, una cosa. Ma infatti ho adorato tantissimo questo È fatto molto qui particolare dell'horror quel film. cinico. E mi dispiace che è l'ultimo film Sì. di Kevin Spacey perché ormai l'hanno fottuto. Ma Gli che gli è hanno. successo? In realtà ha fatto un altro film che si Ma chiama non lo so. Billionaire. È successo uno scandalo di qualcosa, molestie, non so. Anche se per me no, anche per questo anche Ora Ben spiego Stiller è io so che è successo. successo. Anche Ben So che è Stiller è successo. successa questa cosa. Che è Anche lui con successo? Bohemian Rhapsody So che è che è stato successo su multato Kevin per Spacey. Praticamente un ragazzo, all'epoca ragazzo, adesso adulto, ha denunciato ancora adesso, purtroppo, diciamo 2 anni fa, si può dire, che Kevin Spacey l'avesse molestato sessualmente durante un provino, non mi ricordo dove, in una camera d'albergo, e allora giustamente hanno detto scandalo, cancelliamolo dal film, tutti i soldi del mondo, rigiriamolo in tempo, sì, ma ed è da allora bello. comunque è scomparso, cioè non. È successo anche a Ben Stiller, è successo, Beh, a chi è e che poi non. da lì sono usciti tutti gli altri scandali. A chi è che non è successo, capito? Cioè, ormai all'ordine del giorno, anche a Dustin Hoffman è arrivata una che Anche fa Sam, 35 anni 35 anni fa mi fa hai gli è messo una mano successo. sul culo. Vabbè, 35 anni fa l'ho fatto, che cazzo vuoi adesso? Cioè, Dustin Hoffman c'ha 80 anni e questa che gli fa Poi 35 anni fa mi hai messo la mano sul culo. Cosa vuoi da me adesso? dovevo mettere la mano? Cioè, Cosa avreste dovuto guarda, dirmelo ecco 35 anni fa, no? Adesso. te Comunque. con questo ragazzo qua. Lo dici adesso che ti ha stuprato? Devi dirlo Così prima. va bene. Vabbè, Purtroppo dopo lì è questo, sempre i chiudiamo la soldi, la puntata. Hai motivazione. paura, eh? Va Chiudiamo la bene, puntata. allora ragazzi, anche questa puntata è stata un po' meno caotica del solito. Prima di Del fare limite. la chiusura facciamo un sondaggio. Io vado via, ciao. Se chi ci No, guarda. No, veramente, scusa, eh? aspetta. Se chi ci guarda adesso, questa sarà una puntata online, no? A voi che ci state guardando, scriveteci qua sotto e non là sopra, come dice Daniele da Sì. Doesn't Daniele, da Matter, Samantha. se volete le puntate di un'ora. Se le vogliono, le Guarda che facciamo di un'ora. effettivamente, io sarei a fallo, Nessuno sinceramente. risponde. Basta anche Tutti. un solo commento che non sia nostro, però. Appunto, quindi basta soltanto tipo che mi scrivi Questa e non io è ti missione ho difficile, ma missione impossibile, impossibile. impossibile.